Padre Venuta, e te adonato questo messaggio. Messaggio della Madonna, 17 febbraio 2018. La pace, miei figli amati, la pace. Figli miei, io vostra madre, vengo dal cielo per chiedervi di vivere una vita di conversione, avendo sempre i vostri cuori unito all'amore di mio figlio Gesù. Confessate i vostri peccati, pentitevi di tutto quello che hanno fatto di sbagliato. Dio è a spera di voi perché possa guarire le ferite che il peccato ha lasciato nei vostri cuori e nelle vostre anime. Accogliete la mia chiamata d'amore, chiamata di preghiera, di cambiamento di vita, che vi aiuta a vivere verso la sua meta finale, che è il cielo. Pregate molto, figli miei. Pregate per essere forti nelle prove della vita, perché mai possiate perdere la fede. Dio vi chiama sempre a Lui, ma tanti chiudono il loro cuore alla sua voce. Io parlo e vi chiamo a Dio perché vi amo tanto. Il mio cuore materno soffre quando vedo voi allontanarsi da mio figlio e da me. Non permettete che il demonio regni nelle vostre case a causa della mancanza di preghiera. Famiglie che non pregano non possono compiere fedelmente la loro missione di cristiani battezzati. Pregate per essere di Dio, perché abbiate il desiderio di stare uniti a Lui per l'amore e non per obbligo. Dio cerca l'amore nei vostri cuori. Lui cerca qualcuno che voglia accogliere il suo divino amore. Ma tanti cuori si trovano scuri, freddi, senza vita, perché sono appesantiti dai tanti peccati che si commettono. Pulite i vostri cuori e l'amore di mio figlio in loro entrerà. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. E la nostra madre ha insegnato una preghiera. Gesù tocca il mio cuore e toglie di lui tutto quello che non gradisce al tuo divin cuore. Il tuo amore cambia il mio cuore, insegnandomi a amare e a perdonare e a riparare il tuo cuore offeso che si sacrifica giorno per giorno in tanti altari nel mondo. Gesù, guariscimi, salvami, liberami. Amen. Questo è il messaggio che la nostra madre ci chiede oggi, di confessare i nostri peccati, che noi dobbiamo pentirci di tutto quello che abbiamo fatto di sbagliato. La Madonna chiede, come ha chiesto in tanti altri messaggi, che noi possiamo accogliere la sua chiamata d'amore, chiamata di preghiera, di cambiamento di vita, che ci aiuta a vivere verso la meta finale, nella strada che ci porta in cielo, perché tante persone si lasciano abbattere dalle tentazioni, dalle cose del mondo, dai peccati, e tante persone si allontanano da lei, da Gesù. Il suo cuore materno rimane triste quando vede i suoi figli camminare nelle strade che non porta al cielo. La Madonna è triste quando vede ognuno di noi a vivere una vita lontana da Dio. La persona che vuole veramente vivere una vita unita a Dio deve abbandonare le cose che tante volte offendono il cuore di Gesù Cristo: adulterio, infedeltà, aborto, mancanza di perdono, mancanza di preghiera. Se tu vuole che la tua famiglia possa ricevere la benedizione di Dio, deve fare di tutto per riparare i tuoi peccati, deve fare di tutto perché con i tuoi familiari, con i tuoi cari, tutti insieme possono chiedere perdono dagli atti sbagliati, della mancanza di amore e di perdono, mancanza di preghiera, e ricominciare una vita nuova. Gesù non vuole una famiglia adulterio, infedeltà. Uomini e donne che si sono sposati
devo não essere fedele uno agli altri, perché se non vivo non così, stanno a fare il cuore di Gesù molto offeso. Gesù ha detto, guai di coloro, guai di quello che abbandonano la loro famiglia per cercare felicità fuori dal matrimonio. Non troveranno mai questa felicità lontano dalla loro famiglia. Gesù dice che deve uomini e donne vivere veramente, santamente, perché tanti peccati si commettono nel mondo che tanto in merito, tante volte, diciamo, non andare in cielo, ma nella via dell'inferno. Perché oggi tante famiglie sono malate, perché tanti uomini e donne non vivono santamente, como veri cristiani battezzati, tante famiglie non vivono come vere famiglie cristiane. E la Madonna dice in questo messaggio: pregate molto, figli miei, pregate per essere forti nelle prove della vita, perché mai possiate perdere la fede. Perché tante persone sono piene delle cose del mondo, hanno i cuori pesantiti dalle cose del mondo, ma non delle parole di vita eterna di Dio. Non leggono più la Bibbia, non mettono in pratica, non vanno in chiesa. E Gesù, quando guarda i nostri cuori, guarda e vede cuori freddi, senza vita, appesantiti, oscuri da tanti peccati. Perché vogliamo avere una vita così, senza sentire veramente la pace e l'amore di Dio? Basta un solo atto tuo di pentimento, di volere cambiare vita, di confessare i tuoi peccati, di rinnovare, fare una vita nuova con Dio e vedrai cosa Dio farà per te, la madre di Dio. Ma non può vivere nel peccato. Se viviamo per tanto tempo in una vita di peccato, siamo coraggiosi, perché possiamo morire oggi, tra poco, domani, e possiamo andare all'inferno. Per un peccato solo possiamo andare all'inferno. E la Madonna non vuole questo. Come Gesù ha detto nel suo messaggio di ieri, cerca anima riparatrice. Cercano persone che veramente possano riparare i loro peccati, i peccati di tutta l'umanità. Offrendo penitenza, sacrifici, preghiera per aiutare in questo piano di salvezza. La Madonna chiede da tutti noi, Gesù chiede da tutti noi un cambiamento sincero di vita, ma tu non puoi vivere una vita unita a Dio se tu oggi sei qui a pregare, domani tu sei in un altro posto dove insegnano cose sbagliate. Tu non puoi andare in chiesa, come tanti fanno in Brasile, vanno in chiesa e dicono che credono in Dio, ma nell'altro giorno sono nel mondo. O quante volte quando quelli andavano a casa per pregare, per ricevere le grazie e le benedizioni della Madre di Dio, ma quando tornavano alla loro casa non pregavano con la loro famiglia. Erano nel mondo, andavano nei luoghi che non era per andare. Quanti cattolici in Brasile che si dicono cattolici, ma dopo sono lì, in questi giorni che sono passati di carnevale, a vivere come se fossero cattolici, come animali. Allora, siamo noi che dobbiamo cambiare la nostra vita, i nostri atti sbagliati. Siamo noi che dobbiamo veramente fare um proposito di decidersi per Dio, perché Dio sta già a mandare la sua madre da tanto tempo, ma tanti non ascoltano la sua madre. Oggi stavo a leggere una volta una cosa che Gesù ha detto a una anima beata in Messico, Conchita Cabrera, che era una mística messicana. E Gesù ha detto a Conchita Cabrera che il demonio cerca di sparare contro quelle persone, il suo veleno, per allontanare le anime della Vergine Maria. Perché il demonio sa che la Madonna può rovinare tutti i suoi piani. Allora il demonio vuole allontanare le anime della Madonna. Non si preoccupa tanto di allontanare le persone di Gesù Cristo,
ma della Madonna, perché si allontana le anime di Gesù, la Madonna porta ancora, ma se allontana le anime della Madonna che ci porta a Gesù, chi ci porterà a Gesù? E Gesù dice a questa mistica che i peccati di odio contro di lui perdona. Ma quando o ódio, le offese, le cose brutte sono verso la sua madre, difficilmente quell'anima troverà il perdono, ma la giustizia. Perché non può, Gesù non sopporta quando odiano la sua madre, perseguitano la sua madre e offendono la sua madre. Per questo la Madonna ha chiesto a Fatima di fare i 5 primi sabati del mese. Perché i peccati che l'umanità merita ogni giorno, in questo giorno, sono i peccati contro la Madonna. Che dicono che la Madonna non è la madre di Dio, che non è vergine, non è pura, non è immacolata. Sono tanti peccati. Per questo Gesù ha chiesto di fare i 5 primi sabati del mese per riparare questi peccati. Perché questi peccati attirano la giustizia di Dio subito sull'umanità. Perché la Madonna è il capolavoro di Dio e gli uomini non accettano, rifiutano quella nostra madre che può intercedere per la nostra salvezza. Allora noi dobbiamo capire che vogliamo veramente essere di Gesù, non saremo di Gesù senza la Madonna. E anche posso dire neanche senza San Giuseppe. Perché se tu non ama San Giuseppe, conoscerai Gesù per la metà. Mancherà una parte e tu bisogna conoscere di Gesù e solo San Giuseppe lo sa. Sono i due vasi di grazia di Dio che Gesù ha preparato, il cuore della Vergine Maria e il cuore di San Giuseppe. E se noi vogliamo imparare ad essere di Dio, onorare bene la Santissima Trinità, dobbiamo onorare questi tre sacri cuori. E la Madonna ha detto in tanti messaggi di non perdere il nostro tempo con le cose inutili, da cercare tante cose del mondo, ma essere vuoti di Dio. Dobbiamo riempirsi delle cose del Signore, della luce del cielo. Lì la Madonna Itapiranga ha detto: Gesù mai ha trovato un popolo di cuore così duro come questo. Pensate, il popolo di Itapiranga ha un cuore tanto difficile. E la Madonna dice: ma questi cuori si apriranno a Dio e a me, ma ha chiesto di pregare, fare penitenza. Non c'è cuore durito, duro, che non si apra. Se c'è uno che prega per questo cuore, che fa sacrificio e penitenza, quel cuore gli si aprirà, perché non può rimanere duro per sempre. La preghiera è potente, ma noi dobbiamo credere, non possiamo dubitare. Oggi qui, ah Gesù, eu credo domani, tu non credi più, dubita. Ma sarà vero? Ma sarà possibile? Forse? Non può avere questo forse. O tu credi o tu non credi. Questo ho detto tante volte lì, le persone che vanno in Itapiranga, hanno visto tanti segni, passa tanto tempo una prova, una tentazione, ah, non credo più, ma come sei così debole? Alzati, prega. É porque não pregam? Vem o demônio, tenta a lontana e cadem no súbito. Perché não fanno adorazione? Não vanno in chiesa como la Madonna chiesto a ricevere Gesù? Não fanno digiuno, não fanno sacrifício? Diventano deboli. É uma... O demônio vai ali, esquece ali, como se diz, faz così e cadem. Mas se tu prega tu rosário, se tu adora Jesus Cristo na Eucaristia, se tu vai à Santa Messa sempre a ricevere Jesus, ricevere corpo e sangue de Cristo, se tu lês a parola de Deus, cerca de meter em prática, e o demônio haverá paura de te, escapará, vai via. É lui que será, haverá paura. Como Jesus ha detto que la Vergine Maria é incubo del demônio, que faz demônio desesperare. Porque lui sa que per uma coisa solo que la Madonna fa, tutto cade per terra. Tutto quello que lui ha cercato de fare,
per tanti anni cadono per terra, perché la Madonna con una sola cosa che fa distrugge tutte quelle cose. E la Madonna ha invitato tutti noi, voi italiani della vostra Italia, a venire a fare un'esperienza qui. Un giorno non lo so come faremo per fare ampliare qui, ma è come la casa della Madonna piccolina. Quando a Itapiranga sono andate tante persone a Itapiranga, c'erano migliaia di persone, e ha detto: di a tutti che io metto, amo a tutti e metto dentro il mio cuore. Ma ho detto: ma è così piccolo, come ci sarà tutti lì dentro? E la Madonna ha detto: mio figlio, il mio cuore è grande, e ha aperto il suo manto così di là, che si è allungato il manto e a coprire tutte quelle persone che erano lì a Itapiranga. E l'altro giorno ha fatto ancora così, ha detto: quando arriverà il grande castigo sopra l'umanità, tutti quei miei figli che hanno ascoltato i miei messaggi, che hanno ascoltato il mio invito di preghiera, io coprirò con il mio manto immacolato e proteggerò. E copriva tutte quelle persone con il suo manto, ma quelli che hanno fatto come lei ha chiesto, non quelli che non hanno fatto. Perché Gesù lascia nelle nostre mani la decisione, se tu vuoi o se tu non vuoi. Non è che in quel momento lì tu avrai quello che non ha fatto nulla, tutto perfetto, no? La Madonna ha detto: la preghiera tutti devono fare, tutti sanno che devono pregare, tutti sanno che devono essere preparati. Allora noi siamo responsabili davanti a Dio. Dio ti chiederà tanto, ma quando noi troveremo Gesù davanti a noi, in quel momento lì, che sia veramente come un re misericordioso, non come un re di giustizia. E per questo Gesù ha detto di non fare male a nessuno, di non usare mai la nostra bocca, la nostra lingua, per parlare cose brutte ai nostri fratelli, per fare morire la fede dei nostri fratelli. Anche se tante volte, tante persecuzioni, tante cose, ma noi dobbiamo rimanere fermi e forti nella via del Signore. Perché Dio chiederà da noi le anime che dovremo salvare. Nel finale Gesù chiederà da te le anime che ha messo nelle tue mani per salvare e tu non hai salvato. Ognuno di noi ha un numero di anime per salvare per Dio. Dio lo sa e noi dobbiamo salvare. Allora dobbiamo fare la nostra parte per aiutare il Signore a portare tante anime al Regno dei Cieli, a cominciare con la nostra famiglia. Non dimenticare mai di pregare con la vostra famiglia, di fare della vostra casa quel luogo dove Gesù, Maria e Giuseppe possono regnare sempre e possono essere sempre lì a concedere a voi il loro amore, il loro cuore. Amen? Amen. Ci alziamo.